Oggi più di sempre noi viviamo in contesti familiari che in effetti cambiano, che cambiano, in cui gli equilibri cambiano continuamente. E ci rendiamo conto che alle volte il disagio che noi sentiamo nelle relazioni familiari diventa, ci porta, ci forza a, come dire, arrivare ad un punto limite in cui sappiamo dentro di noi che le cose non possono più essere come sono, ma hanno bisogno di punti di chiarezza e di visioni evolutive diverse dentro di noi, e questa cosa dipende da noi, non può in nessun modo dipendere dagli altri. Quindi, nelle famiglie di oggi, che sono multifersi, estremamente variopinti e colorati, dove accadono situazioni che non accadevano fino a qualche tempo fa, o meglio, accadevano, ma magari poi venivano sepolte, quindi non era legittimo avere figli fuori del matrimonio, non era legittimo cambiare partner, quindi si stava in contesti di relazioni forzati da leggi comunque di tipo sociale o collettivo che garantivano la sopravvivenza familiare come potevano. Oggi non stanno più in piedi. I nostri figli ci chiedono cambiamenti evolutivi, non sopportano di portare pesi al nostro posto. Spesso noi incontriamo genitori, e lo sappiamo per anche i lettori, che ci danno dei feedback sul Nati per essere liberi, il libro che appunto tratta di questi argomenti. Ci dicono grazie perché grazie a qualche regola che non conoscevo ho compreso come posso mettermi di più al mio posto da parte mia. Quindi è un grazie che viene da un fatto che dovrebbe davvero essere a questo punto di dominio pubblico e comune, cioè sapere come fare a crescere insieme a chi cresce con noi, a eventualmente separarci con affetto, con riconoscimento, con gratitudine rispetto a chi con noi non sentiamo più una crescita compatibile, e semplicemente sapere anche come fare in tutti quei casi in cui eventualmente abbiamo incontri diversi con i quali crescere un po' di più, per cui poi ci portano a fare i conti con le nostre stesse zone di comfort. Noi non possiamo più permetterci una sofferenza inutile, perché andiamo a soffrire veramente troppo per questioni che sarebbero chiaribili se solo avessimo gli strumenti giusti per poterlo fare. Quindi oggi questi strumenti ci sono tutti. Noi sappiamo come poter fare un salto in profondità dentro di noi, in consapevolezza dentro di noi, per poter far sì che se non riusciamo a dare la vita da parte nostra ad un figlio, questo sia un fatto evolutivo e possiamo darla invece a progetti creativi. Oppure, se sappiamo che possiamo disporre degli strumenti che ci permettono, delle risorse che ci permettono di accogliere una vita non biologicamente data da noi a qualcuno, ma farci comunque un territorio di sostegno per qualcuno, sappiamo che questo è possibile farlo con amore. E possiamo decidere con chi continuare la nostra vita d'ora in poi, mantenendo però gli equilibri di base sani. Per cui, per tutti coloro che hanno conflitti di tipo non so come fare a muovermi da qui, vorrei muovermi ma non sento di potere fino in fondo, vorrei muovermi ma sento che ho bisogno di dichiarazioni, di chiarezza innanzitutto dentro di me, vorrei avere la libertà per poter continuare la mia vita in un modo che è stato con te fino qui, ma non sento più essere tanto con te in questa modalità d'ora in poi. Beh, insomma, ci sono territori in cui appunto possiamo evolvere e possiamo permetterci una evoluzione che non è soltanto nostra come persone e come familiari, come persone, come dire, in affetto con qualcuno, ma è anche per l'intero genere umano, perché per ognuno di noi che è sacro al suo cuore, come dire, molti altri poi ne seguono l'esempio, a cominciare con i nostri amati e a cominciare dai nostri figli. Quindi vi aspettiamo a maggio per un appuntamento di approfondimento su questi temi. E grazie per continuare ad esserci.